Sinisa, un nome che significa primo figlio maschio. La partita della vita, e qui c'è veramente una vita straordinaria. Ci siamo? Ho avuto questa sfortuna di avere questa malattia. Una leucemia. Secondo me merita questa cittadinanza. Una leucemia, sì, che è una malattia... Quanto sta soffrendo, Borraccio. Pericolosa, ecco, sì. Ma io dal momento, da quando ho subito la botta, primi 2 o 3 giorni... Penso che è fondamentale vaccinarsi. E ho detto, ma tu che cazzo fai qua? Prosinecki. Sam ja njega povuka za kosu, makaga i... Prosinecki, Bilić, zatim... Quando bevo la grappa prendo una per me e una per lui. Ma purtroppo queste malattie sono subdole bastarde. Ti passa tutta la vita, no? Dai, sforzati un po', può essere che esce qualche lacrima. Dai, Sinisa, ma ci sei quasi. Dai. In questo momento invece è l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ex giocatore della Lazio, che viene fermato dalla polizia. Abbiamo visto che ingriva, non abbiamo capito. Per quello che avete fatto per me e per quello che avete fatto per tutta la gente. Cosa significa fare la squadra? La squadra dovrebbe essere un'unione dove pensano tutti nella stessa maniera e dove tutti lottano per lo stesso obiettivo e dove tutti mettono gli obiettivi personali dietro l'obiettivo collettivo. Gli infermieri come i dottori in quello che fanno mettono veramente molta, molta passione e molto amore. Grazie ai dottori soprattutto, sì. Perché io senza medicine, senza cure, tutto sarebbe tutto inutile. Quasi 6 milioni di bambini ogni anno muoiono per malattie prevenibili e curabili. Circa la metà di loro perde la vita a causa della malnutrizione. Per ogni bambino senza un domani. Io voglio vincere. Con un SMS possiamo donare acqua, cibo, cure mediche e contribuire così a salvare la vita a un bambino e a dargli un futuro. Dobbiamo vincere questa partita con Save the Children per dare un futuro ad ogni bambino. Sentiamo cosa ci ha detto un grande campione di calcio, Sinisa Mihajlovic, che a Međugorje va per trovare la pace del cuore. Io prima volta sono andato là con mio amico Paolo Brosio, è stata un'esperienza indimenticabile, un'esperienza toccante, un'esperienza che La Madonna! È difficile da spiegare, perché è difficile spiegare a me quello come mi sono sentito io dentro, interiore, perché è una cosa La Madonna! Particolare, per far capire, per rendere idea magari il momento che siamo arrivati là, il momento prima di arrivare, quando siamo arrivati a Međugorje, si sente in aria qualcosa di diverso. La Madonna! Qualcosa, tutta una pace, una cosa che ti fa sentire dentro, come uno quando prima che si deve operare, poi gli mettono quella maschera d'ossigeno che sta per addormentarsi. È come un sogno. La Madonna! Nakon svih ovih godina radosti, tuge, uspeha, pobjeda, godina koje su prošle, shvatam, za uspeh je potrebno mnogo rada.
odricanja, znanja, podrške prijatelja porodice. Promenilo se mnogo toga, ali neke stvari ipak ostaju iste. One se ne menjaju, ostaju najbolje. Pils Light, stvarno najbolje. After the final whistle, Mihajlovic approached Patrick Vieira and insulted him with a racial taunt. Per scusarmi sinceramente con tutti coloro che si sono. Mihajlovic issued a public apology for his racist remarks. Parlava Miriam, che è una delle veggenti, e c'erano tante persone dentro. Io sono uno, mi reputo uno non pianto facile, no? Però là ho pianto per tre volte. La Madonna! Sentivo solo lacrime che mi scendevano, ma senza un motivo, soltanto sentendo lei parlare, vedendo quell'atmosfera e tutto. E mi sentivo dentro come che mi liberassi da una cosa. La Madonna! È una sensazione strana. Quando ho finito a parlare mi sono sentito leggerissimo, mi sono sentito... La Madonna! Ero pronto a volare, diciamo. La Madonna!